le risorse umane interne e per la sua trasparenza e economicità. Premesso che il regolamento europeo del 2016, numero 679 del 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione dei dati e che abroga le direttive 95 e 46 della Comunità Europea vecchie, entrerà in vigore il 25, quindi è già entrato in vigore. Tale regolamento prevedeva e prevede tuttora la funzione di del responsabile della protezione dei dati, che da qui in poi nominerò come RPD, in forma obbligatoria per l'autorità pubblica ai sensi dell'articolo 37 del suddetto regolamento, fattispecie in cui ricade il Comune di Bra. La figura dell'RPD è incaricata di svolgere in sintesi le funzioni di informazione e consulenza al titolare del trattamento dei dati e ai responsabili sorvegliare l'osservanza del regolamento e di altre norme nazionali o europee relative alla protezione dei dati, cooperare con l'autorità garante per la protezione dei dati personali e fungere da punto di contatto per le questioni connesse al tema, tenere l'apposito registro delle attività di trattamento. E considerato che la scadenza era il 25 maggio e quindi imponeva l'entrata in vigore del regolamento europeo e quindi della riorganizzazione delle misure di sicurezza a tutela della privacy. E in questa la nomina della nuova figura. Allora, il regolamento europeo prevede per la nomina del RPD sia la scelta interna dell'organizzazione dell'ente che all'esterno. I capigruppo consigliari sono stati informati in data 14 maggio scorso, quindi mi sembra che non era presente nell'ordine del giorno e quindi non avete anche tempo di preparare, di dare un occhio alla legge per poterla discutere insieme. Però diciamo, grazie insomma a internet l'abbiamo visto sul momento e abbiamo potuto dibattere per qualche oretta sul tema. I capigruppo consigliari sono stati informati quindi in data 14 maggio scorso dalla volontà della Giunta di voler assegnare all'esterno la funzione di RPD con una procedura che non ha previsto alcun passaggio pubblico, quali un bando di gara o anche un avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse a partecipare. In quella sede non si sono precisati dei costi, ma si sono paventate cifre dell'ordine di alcune decine di migliaia di euro. Ed è chiaro che, come dice insomma l'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 50/2016, secondo cui le amministrazioni possono procedere all'affidamento diretto di appalti di importo inferiore a 40.000 euro anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, questo premesso, però la scelta era politica. È auspicabile, insomma, considerato inoltre che è auspicabile che tale funzione sia interna all'organizzazione dell'ente per i compiti e le attività da svolgere che necessitano una profonda conoscenza della macchina amministrativa e deve essere tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. La scelta di un responsabile interno all'ente è funzionale soprattutto all'interesse economico dell'ente, in quanto capace di generare un risparmio in termini di costi e, fatto ancora più rilevante, è funzionale alla crescita professionale interna all'ente, richiedendo questa figura la necessità di una formazione continua e specifica da riversare poi alle altre figure previste dal regolamento. Anche se la Giunta ritenesse di voler comunque, insomma, l'ha già fatto, ricorrere all'esterno per la funzione di RPD, era necessario che tale incarico sia affidato nelle modalità più trasparenti, eque e rispettose delle regole minime di mercato, dando la possibilità alle figure professionali e alle imprese del settore di concorrere con pari opportunità, potendo inoltre portare benefici economici all'ente con opportunità di risparmio e maggiore qualità del servizio. Voleva insomma questa mozione impegnare il sindaco e l'amministrazione comunale a rivedere la procedura di affidamento dell'incarico dell'RPD nei sensi indicati in premessa, ricorrendo quindi all'individuazione della figura interna all'organizzazione dell'ente. E dato l'avanzamento insomma ormai dell'iter di selezione, così come era stato dichiarato dalla Giunta in conferenza capigruppo il 14 maggio, prevedere quindi al più un semplice passaggio transitorio con l'attribuzione dell'incarico esterno per non ricorrere alla violazione del regolamento europeo,
Prevedere quindi un percorso di verifica interna per l'individuazione di figure che possano soddisfare i requisiti necessari anche in termini potenziali e che sia comunque prevista specifico percorso formativo per gli adempimenti in lettera e spirito del regolamento europeo. In questi giorni io ho provato a chiamare un po' varie amministrazioni sulla provincia di Cuneo e porto due esempi. L'esempio di Saluzzo, che ha fatto una gara alla quale hanno partecipato 5 professionisti. L'esempio di Mondovì, che non ha fatto gara, ha fatto un affidamento diretto, ma che comunque determina era previsto la rinumerazione dell'esperto, mentre nella nostra, ho visto sull'agropetrolio, non è riportata la cifra di quanto andrà al dottor Bergesio, mi sembra, Burdese. Altri comuni. Praticamente dovrei finire. Grazie. Niente, altri comuni hanno fatto una gara d'appalto e hanno dato la possibilità a tanti diversi esperti di potersi presentare e di presentare le proprie proposte e di scegliere quella più economica. Mi dico? Ok. Io, questo abbiamo ribadito già durante la capigruppo, l'abbiamo portato insomma con questa mozione, anche se avete già insomma fatto questa nomina, l'obiettivo è capire, visto che abbiamo rispettato la scadenza di legge, se è possibile rivedere e di pensare a elevare anche la qualità dei nostri dipendenti facendo un corso di formazione da alcune persone e dare gli strumenti affinché questa figura possa essere integrata. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Allora, anche qui si apre il dibattito. Allora, io intervengo a nome della maggioranza. E devo dire che, come abbiamo già avuto modo di affermare nella sede della conferenza dei capigruppo, la maggioranza su questa mozione esprimerà parere e voto contrario per una serie di motivazioni che adesso vado ad illustrare. Abbiamo già detto che il regolamento imponeva il termine del 25 maggio per individuare il famoso RPD, responsabile della protezione dei dati, sotto pena di severissime sanzioni economiche qualora non fosse stato rispettato. L'individuazione può essere in carico interno o in carico esterno, ma il punto è questo: il Garante Nazionale della Protezione dei Dati ha emanato linee guida che di fatto rendono inapplicabile la soluzione interna in un comune come il nostro, perché in questo caso si richiederebbe che il responsabile sia fornito non solo di adeguata formazione e competenza giuridico-amministrativa, cosa a cui si potrebbe anche ovviare, dato il profilo professionale di molti nostri dirigenti, ma, e questo è il punto cruciale, il responsabile dovrebbe essere posto in una situazione di autonomia e di terzietà rispetto ai titolari o loro delegati o agli incaricati di trattamento. E poiché proprio nel nostro comune sia il segretario generale che tutti i dirigenti e i funzionari che potrebbero astrattamente essere configurabili, ipotizzabili per un incarico di questo tipo, sono titolari di uffici che a loro volta trattano dati personali e pertanto sono e saranno soggetti alla funzione di controllo da parte del responsabile della protezione dei dati, qualora uno di loro fosse nominato in questo ufficio, dovrebbe essere sollevato necessariamente dalla quasi totalità delle sue funzioni che svolgeva per potergli consentire
di dedicarsi all'incarico di cui discutiamo in autonomia e ovviamente senza conflitti di interesse, nemmeno in questo caso potenziali conflitti di interessi. Questo è il punto cruciale, nodale della riflessione dell'amministrazione che noi condividiamo in pieno. Tra l'altro, questa amministrazione ha propeso per individuare e affidare a un incaricato esterno, dandone indirizzo al segretario, che è dirigente competente in tale materia. Il segretario a sua volta ha proceduto a selezionare il soggetto mediante il sistema che è consentito dal codice dei contratti pubblici nella fascia di valore del contratto previsto per un comune come il nostro. Quindi è stato individuato il professionista e lo stesso segretario ha contrattato con il professionista un incarico di 2 anni di vigenza, con un corrispettivo che è molto inferiore al costo effettivo all'eventuale incarico qualora fosse quest'ultimo affidato ad una persona interna. Poi il segretario chiaramente ha fatto tutti i passaggi di rito, ha dato informazione alla conferenza dei capigruppo, perché di per sé il consiglio comunale non ha alcuna competenza in merito alla scelta della modalità organizzativa, perché questo è competenza della ripartizione o comunque un atto di indirizzo che spetta al sindaco senza passare in questo consiglio. Diverso è il caso ovviamente del regolamento che andremo ad approvare quando sarà il momento. Il consiglio dunque non ha alcuna competenza in merito alla scelta della modalità organizzativa e non ha e meno ancora ha competenza nella scelta dell'incaricato, e pertanto il contenuto della mozione proposta dai due consiglieri rischierebbe di essere, ovviamente da un punto di vista cronologico, forse intempestiva, perché viene dopo che il sindaco ha nominato il responsabile. Inopportuna perché rischierebbe di entrare in una procedura di scelta di uno che contrae un incarico professionale, ma il comune, come ho detto prima, questo consiglio non è competente, perché questa è materia gestionale del dirigente, competenza del dirigente. E poi non dimentichiamoci che fra 2 anni ci sarà qui ovviamente un altro consiglio comunale, e quindi, come noto, il corrente mandato scade tra 1 anno, e quindi per il consiglio di oggi invitare oggi la futura amministrazione che sarà al governo di questa città a partire dall'anno prossimo a valutare scelte organizzative diverse, insomma, è una procedura che rischierebbe di essere anche abbastanza, come dire, superflua o inutile, o comunque certamente non funzionale alla materia in oggetto. E pertanto, per queste motivazioni, la maggioranza esprimerà voto contrario. Consigliere Allasia, prego. Grazie Presidente. Parto dalle ultime considerazioni che ha svolto nel rappresentare la posizione della maggioranza. No? Il primo punto era l'intempestività. Noi abbiamo manifestato subito in conferenza capigruppo la nostra contrarietà a questo tipo di procedura. Nella sostanza, già delineando a voce i punti e le domande su cui avevamo le nostre perplessità.
Sì, prova, sì, prova. Grazie. Se non altro ha avuto l'effetto di riscuotere l'assemblea, di sì, scuotere sì, l'assemblea. Sì, 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 esatto. È forbito il dottor Fissor. Allora, per quanto riguarda quindi l'intempestività, a noi la decisione è stata presentata ancora in Firi, quindi ancora in sviluppo, dal sindaco in conferenza capigruppo, e quindi l'intempestività non penso che ci sia. E non avevamo altro mezzo se non incominciare a presentare le nostre perplessità, le nostre contrarietà sui metodi scelti per ottemperare alla legge, scusate, al regolamento europeo e ovviamente in ultima analisi la proposta di mozione. Per quanto riguarda alcuni temi sollevati, si è parlato di costi. Io qui ho esempi di comuni delle nostre dimensioni che hanno costi notevolmente inferiori, intorno ai 4.000 euro, 3.500 euro, addirittura la città metropolitana di Cagliari, 8.000 euro. Noi siamo a 12.500 euro. La preoccupazione nostra era quella di conseguire un risparmio da un lato, e se questo non fosse stato possibile, perché obbligati, poi adesso vediamo un attimino di affrontare la questione dell'obbligo di ricorso a una risorsa esterna, fare in modo che la procedura determinasse anche, certo, la scelta di una persona di qualifica professionale adeguata, ma anche a un costo competitivo. Quale migliore soluzione se non il ricorso al famoso mercato? Quindi dare la possibilità a tutti i professionisti e società di competere e quindi di manifestare il loro interesse per partecipare a questo tipo di assegnazione. C'è un altro punto che noi abbiamo sollevato, perlomeno come questione fin dall'inizio, riguardo alla possibilità di ottenere un risparmio. È quello anche di pensare a un'attività, nel caso di ricorso al consulente esterno, a un utilizzo, passatemi il termine, consociato con altri enti, in modo da ridurre il costo specifico per il nostro comune. Riguardo la questione del conflitto di interessi interno. Ora, che cosa significa questo conflitto di interessi? Io sinceramente sono più d'accordo con le scelte fatte ad esempio da un comune qua vicino nell'interpretazione di quali siano i conflitti di interesse, perché se non sbaglio nell'ultima conferenza capigruppo si era fatto riferimento ai quesiti a cui rispondeva il garante della privacy in merito al fatto se il ruolo del responsabile di protezione dei dati fosse compatibile o meno con altri incarichi, no? E qui nella spiegazione, nella risposta dell'authority, si parla di evitare il conflitto di interessi, no? Quindi in tale prospettiva appare preferibile evitare di assegnare il ruolo di responsabile della protezione dei dati personali a soggetti con incarichi di alta direzione, si sta riferendo a entità private, perché poi spiega nella parentesi che tipo di entità, amministratore delegato, membro del consiglio di amministrazione, direttore generale, ovvero nell'ambito di strutture aventi potere decisionale in ordine, ovvero scusate, nell'ambito di strutture aventi potere decisionale in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. Quindi direzione di risorse umane, direzione marketing, direzione finanziaria, responsabile IT. E ancora,
l'assenza del conflitto di interessi deve essere assicurata dal titolare stesso del responsabile dei trattamenti dei dati e in questa interpretazione, quindi, il conflitto di interesse non nasce dal fatto che c'è un trattamento dei dati personali, ma dalla definizione da parte di questa figura delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati, cioè un uso specifico e una responsabilità specifica sul metodo di gestione dei dati, non sul fatto che utilizzi dei dati personali. E quindi questo non esclude, non porta a un conflitto di interessi tout court con tutto il personale interno. Infatti scelte di enti anche comunali lo dimostrano, perché sono interne alle strutture, ma mi piace ricordare una struttura anche piuttosto prestigiosa di dimensioni rilevanti come l'ARERA, che è l'Autorità Nazionale per la Regolazione per le Reti di Energia e Ambiente, che ha scelto come responsabile della protezione dei dati il vice segretario generale. Quindi una figura sicuramente di vertice, è sicuramente una figura di vertice, è una figura tutta interna e la definizione del conflitto di interessi è chiaramente definita sia dal regolamento che nella risposta da parte ai quesiti da parte dell'autorità. Cioè il conflitto di interessi è quando il controllore coincide con il controllato. E per controllato non si intende l'utilizzatore dei dati, ma si intende chi ha responsabilità di gestione e di utilizzo finale dei dati. No, non c'è conflitto di interesse con tutte le figure interne al comune e che potrebbero svolgere questo lavoro. L'esempio che ho fatto adesso dell'ARERA è significativo. Parliamo del vice segretario generale. Ora, su questo punto, visto che è applicazione del regolamento appena entrato in vigore, si potrebbe anche discutere e portare avanti discussioni per molto tempo. E probabilmente non riusciremo a trovare un accordo. Ma in ogni caso, il principio su cui muoversi rimane per noi l'efficacia e l'efficienza, e per noi il concorrere a una trattativa privata senza dare possibilità neanche di un bando di manifestazione di interesse per partecipare, per dare la possibilità a professionisti e società di partecipare e di quindi mettere a disposizione il proprio servizio in termini di efficienza economica e tecnica, penso che fosse il minimo da fare. Questo è il motivo per cui noi abbiamo proposto questa mozione. Grazie. Grazie. Il segretario ha chiesto la parola per fare una precisazione. Solo una specifica, perché probabilmente è possibile che i consiglieri non sappiano che il comune di Bra ha un albo di fornitori per servizi legali. E quindi non abbiamo fatto una trattativa privata andando a pescare al di fuori dell'albo fornitori. E quindi i soggetti che erano stati individuati sono all'interno dell'albo fornitori del Comune di Bra, e già l'albo fornitori rappresenta l'avviso, quello che molti comuni hanno fatto, di manifestazione di interesse per questi servizi legali. Solo questa precisazione, null'altro. Grazie al segretario. Allora, la maggioranza si è espressa, i proponenti si sono espressi. Se non ci sono più interventi, quanti siamo tra l'altro presenti?
7, 8, 9, 10, quindi do 11. Va bene, quindi se non ci sono interventi io pongo in votazione quest'ultima mozione, segnaliamo la presenza. Tredici. Uno deve ancora segnalare la presenza. Va bene, fatto. Possiamo votare. Votiamo l'accettazione o meno della mozione del consigliere Alasia Maggiù. Votazione chiusa. Mozione respinta con 2 voti favorevoli, 10 contrari e un astenuto. Grazie. Buonanotte.